Tornare a poter programmare viaggi è meraviglioso, poi tornare a vivere le città con la gente è stupendo. Una piazza grande baciata dal sole e finalmente, diciamo, dai turisti. La ripresa, insomma, del flusso turistico dopo la fine dell'emergenza sanitaria è davvero evidente. Il weekend pasquale è andato molto bene e Arezzo è stata scelta tra le città toscane da visitare, appunto, da parte dei turisti. È andata decisamente bene, è stato un bel weekend con molte presenze, abbiamo avuto un tasso di occupazione medio alberghiero sopra il 70%, anzi sopra il 75% il venerdì, abbiamo avuto molti accessi nei nostri musei, nei nostri luoghi da vedere. Basti pensare che in due giorni solo la fortezza ha fatto oltre 2.000 accessi, di cui solo una parte di aretini, il resto tutti turisti. Abbiamo avuto molti accessi anche al Museo della Giostra, in Fraternita, quindi siamo piuttosto contenti, anche se il tempo, che era apparentemente bello, non ci ha dato una grande mano, però le presenze sono state tante, la città è stata veramente viva. Cosa si prova, insomma, a poter riprogrammare un viaggio, poter, ecco, vivere le città? Ci voleva per svagarsi, per stare meglio proprio. La vedo però con la mascherina comunque all'aperto, ecco, un po' di paura ancora c'è. Sì, ancora un po' c'è, dai. Ma è bello poter tornare a vivere le città. È bello tornare alla libertà, sì, e goderci queste giornate, sì. Benissimo, ci sentiamo liberi. Ma c'è, secondo voi, ancora un po' di paura nel vivere, insomma, comunque con altre persone oppure no? Nessuna paura, soldi e paura mai avuti. Insomma, la paura della pandemia è un pochino scemata, secondo voi? Sì, se ne è aggiunta un'altra, però diciamo che sta scemando, però insomma c'è il rincaro dei prezzi, delle bollette, i problemi non sono finiti in realtà, però purtroppo bisogna andare avanti e senza aspettarsi nulla e procedere per gradi. Relax assoluto, libertà, con la speranza che tutto chiaramente finisca. Purtroppo siamo ancora preoccupati, abbiamo, come vede, la mascherina, cerchiamo di proteggerci il più possibile, però ci voleva a livello cerebrale un attimo di libertà assolutamente. Toscana è fantastica, specialmente Arezzo nello specifico è veramente rilassante, trovo, nonostante ci sia in giro, abbiamo visto Firenze un sacco di gente qui, stiamo trovando un maggior relax. Ecco. È sempre piacevole riprendere a vivere la normalità. Vedo che comunque lei porta la mascherina, quindi qualche preoccupazione c'è. Sì, ancora un po' sì. Bisogna stare attenti. Sempre, ma non è ancora finita, diciamo. Dobbiamo ancora aspettare un po'.